non accenna a placarsi la rabbia dei dipendenti di Sanita Service, la società partecipata della ASL che si occupa dei servizi informatici presso le strutture ospedaliere salentine e che ha sede a fianco al Vito Fazzi. Dopo l'intensa e drammatica giornata di ieri, proseguita nella notte, la manifestazione sta continuando anche oggi. Protesta sul tetto della sede della società all'interno dell'ospedale Leccese. È stato questo l'epilogo di un'assemblea che si preannunciava di fuoco, convocata per le 11 di ieri mattina nella sala di riunioni dell'oncologico. Le lamentele nascono dagli impegni disattesi da parte del presidente Nichi Vendola e dell'assessore della sanità Elena Gentile, che avevano promesso lo scorso 19 marzo l'attivazione di un tavolo per l'aumento delle ore di lavoro attualmente ferme a poco più di 3. Appiccano il fuoco al furgone di una ditta edile, ma qualcuno li nota in azione. Sono ancora in corso le indagini per accertare il movente e gli autori dell'incendio di una Fiat Scudo avvenuto la scorsa notte poco dopo le 12. È certo infatti che non si tratti di un incidente ma di un vero e proprio gesto pensato ed eseguito da due ignoti. Quando il personale dell'ufficio volanti si è recato in via Nepote a Castromediano, posto in cui era stato segnalato l'incendio, ad attenderlo c'era la persona che aveva richiesto l'intervento, residente in quella via, che ha raccontato agli agenti di aver udito, mentre si trovava sul balcone, un rumore di vetro rotto proveniente dalla strada. Si sono dati appuntamento nella mattinata di oggi, presso il rettorato dell'Università del Salento, i lettori dell'Ateneo, quelle figure che affiancano i docenti nell'insegnamento di una lingua straniera, per manifestare il loro distenso. Oggetto della manifestazione organizzata da CGL, CISL, UIL e SNALS, il ripristino dell'integrativo che non viene percepito dallo scorso marzo. Ad affiancarli anche numerosi studenti di diverse facoltà che hanno portato il loro contributo di solidarietà. I lettori nel corso del presidio hanno altresì richiesto un incontro con il consiglio di amministrazione dell'università che si è riunito in mattinata. Proseguono gli allenamenti dei giallorossi in vista della gara di domenica pomeriggio contro la Reggiana. Nella giornata di ieri Antonio Toma ha fatto svolgere una partita 11 contro 11. L'attaccante Cevanton è stato costretto ad abbandonare l'allenamento a causa di un risentimento muscolare, mentre è tornato in gruppo Ferrario, che però ha lavorato a parte. Hanno svolto differenziato Giacomazzi, Petrachi e Bogliasino. Quest'ultimo ha effettuato una seduta di scarico. Intanto la Corte di Giustizia federale ha annullato l'inibizione di 2 mesi comminata ad Antonio Tesoro per dei fatti inerenti all'attività svolta nello scorso campionato al Como. L'organo di giustizia sportiva ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani. Oggi previsto un allenamento a porte chiuse al Via del Mare.